Apriamo la puntata di Bis questa settimana con la poesia, la nostra rubrica di poesia di verso in verso. Con me Cinzia Demi, mattatrice di questa nobile arte, oggi ci presenterà due importanti protagonisti della poesia contemporanea italiana che lei ha la fortuna di ospitare nel suo salotto, niente meno che all'Hotel Majestic, mi pare il 18 di febbraio. Sì, dico bene? Sì. Un tè con la poesia, gli offre anche il tè e il tè assieme alla poesia a tutti gli intervenuti, quindi io direi che è un pomeriggio stimolante. Cinzia, io lascio la parola completa, la scena, no? la scena completamente a te, e se ci fai un ritratto di queste due poetesse. Sì, grazie. Abbiamo veramente un grandissimo onore nell'ospitare queste due autrici così importanti, come diceva giustamente Aldo, nel panorama poetico nazionale. Rosa Elisa Giangoia e Gabriella Sica. Le ho unite perché mi unisce a loro tra l'altro un filo molto, molto forte, molto stretto, in quanto entrambe sono state una la prefatrice e l'altra la postfatrice del mio ultimo libro. Quindi ho anche con loro questo legame particolare, diciamo, questa sinergia che si è creata intorno alla figura di Maria Maddalena, che è la protagonista di questo libro. Siamo una grande famiglia, sì. Siamo una grande famiglia. E quindi le ho unite insieme volutamente, e poi anche perché chiaramente hanno molte armi poetiche, chiamiamole così, in comune. Entrambi sono fautrici della sacralità, sia della parola che della poesia, e questo io lo trovo molto bello e molto importante in un mondo oggi dove la parola è un po' diciamo lasciata in disparte rispetto all'immagine, no? Rispetto alla velocità delle immagini, e tutte e due invece credono molto in questo. In particolare la Rosa Elisa, essendo stata comunque un'insegnante di lettere latino, greco per i licei di Genova, lei è appunto, viene da Genova, ha cercato anche di tramandare questa sua passione ai suoi allievi e anche agli insegnanti che ha formato in corsi, direi, in tutto il mondo, soprattutto per una particolarità relativa al latino. La sua poesia è una poesia molto particolare sotto due aspetti, un po' perché riscopre anche lei qualcosa che la poesia contemporanea sta riscoprendo in generale, ovvero l'uso del poemetto. La poesia poematica è una poesia che sta tornando molto e anche lei la utilizza in due modalità diverse, una con un libro che presenteremo appunto il 18, che è un poemetto in versi teatrale, cioè un atto unico teatrale, quindi potrebbe essere messo in scena, che racconta la storia. È rappresentato, si racconta la storia di Margherita di Brabante. Quindi è anche una figura storica molto, molto importante, la moglie dell'ultimo imperatore, Federico VII, che cercò di mettere un po' insieme di nuovo l'Italia ai tempi di Dante. Anche Dante ne parla nel De Monarchia di questo imperatore. Una figura quindi femminile importante, una delle tante figure femminili importanti che ci sono state nella nostra storia, che cerca di aiutare il marito in questo, diciamo, in questa sua intuizione, in questo suo desiderio. E in questo libro appunto la Giangoia ci racconta una sorta di ascensione al cielo, si immagina l'ascensione al cielo di questa figura e le fa raccontare la sua storia. La particolarità è che la Rosa Elisa Giangoia ha scoperto questa figura in età bambina, all'età di 9 anni, quando il padre l'ha portata a vedere un ritratto che la rappresentava, una scultura che la rappresentava, e ne è rimasta molto molto colpita. Da quel momento ha deciso, già bambina, che l'arte e la bellezza erano qualcosa di molto importante per la vita, e ha deciso di collegare, diciamo, anche la sua vita stessa, non soltanto quindi quella che poi sarà la sua produzione poetica, all'arte. Questo primo libro è un libro
che parla, riscopre una figura femminile importante, quindi si lega anche al tema poi dell'importanza della figura femminile, eccetera, della donna, eccetera, e ne parla in poesia rifacendosi ad una scultura. Adesso l'autore di questa scultura è, che tra l'altro è anche riprodotto è Giovanni Pisano, è riprodotto anche nella copertina del libro, questa immagine, diciamo, e lei appunto la fa parlare in un momento in cui è già morta, però racconta la sua vita dal suo sepolcro, quindi c'è anche una riscoperta del valore del sepolcro. Il titolo del libro? Il titolo del libro, lei essendo latinista, è in latino, Margherite Anime Ascensio, l'ascensione dell'anima di Margherita. Che appunto è la Margherita di Brabant. Io ne leggerei un piccolo pezzettino, l'introduzione, diciamo, a questo lavoro, perché mi sembra bello anche la modalità con cui lei si esprime in questo atto unico, che, ripeto, è in versi. Ma io preferivo i misteri della notte, scrutando le stelle nel buio, per decifrare il mio futuro di donna. Era grande e ben difeso il mio castello, doppio per lo specchiarsi nell'acqua nei pochi giorni lunghi di luce. A me piaceva il giardino, dove la fontana gorgogliante mi teneva compagnia, ben difeso dall'alto muro, perché l'invadenza della foresta non minacciasse le rose rampicanti sui graffici di legno che coglievo per adornare l'altare. Ma amavo di più le digitali purpuree, selvagge e altissime nelle selve, che nelle notti di luna piena sembravano raggiungere il cielo. E al mattino, con mano ansiosa, allontanavo dagli occhi i sogni della notte, mentre il vento si portava via i miei segreti e io regalavo i miei desideri al nuovo giorno. Bella, veramente. Comincia bene, comincia insomma, bene. Il viaggio. Sì, il viaggio comincia bene. E l'altro libro che presenteremo, questi due libri sono usciti tutti e due nel 2014, quindi sono l'ultima produzione. Diciamo, l'editore? Quindi il titolo, come dicevamo, di questo lavoro è Margherite Anime Ascensio, ovvero l'ascensione dell'anima di Margherita, intesa, come dicevamo prima, come Margherita di Brabant, ed è edito da Nemma Press Edizioni Alghero Roma nel 2014. L'altro libro, invece, di cui vogliamo così accennare, leggere anche un testo, si intitola La vita restante ed è edito da De Ferrari di Roma, sempre nel 2014. Nel 2014 è stato un anno in cui la nostra autrice è stata molto prolifera, diciamo, ha pubblicato questi due lavori, tutti e due veramente lavori molto belli. Questo secondo lavoro, in particolare, inizia, come dicevamo, riprendendo il discorso della poesia poematica, con un breve poemetto che parla di un emigrante, quindi anche un tema piuttosto attuale, un emigrante dei primi del Novecento che dalla città di Genova va verso l'America e racconta proprio in maniera molto lucida, molto anche diciamo incentrata su tutta l'attualità di quei primi anni del Novecento in America e quindi sulle scoperte, sulle invenzioni, sulla musica, su tutto quello diciamo che era il contesto storico, sociale e ambientale dell'America, racconta la vita di questo Salvatore che appunto va là credendo di trovare l'America, credendo di trovare chissà che cosa, ma che alla fine tornerà, seppure ricco, però tornerà a casa un po' deluso da questa esperienza, no? Come penso sia un po' tutta l'esperienza dei migranti. Ecco. E quindi inizia il libro con questo poemetto, poi si alterna, c'è un alternarsi invece di poesia più intima, più diciamo se vogliamo anche un po' dolorosa, che racconta diciamo della propria esistenza, il rapporto con il marito che non c'è più, con i familiari, con una ritrovata vita anche di campagna, grazie all'acquisto di una casa che la immerge nella natura. E quindi c'è questo, diciamo, alternarsi di racconti ed episodi della propria vita, di viaggi, anche di molti, perché la Rosa Elisa ha viaggiato molto, quindi anche racconti di terre, diciamo, visitate. La particolarità è che il suo verso è un verso piano,
un verso lineare, comprensibile, non ci sono ermetismi, non ci sono cose, diciamo, poco limpide, tutto quello che si legge si capisce. Io amo molto la poesia che si capisce, dico la verità, forse è un mio vezzo, un mio peccato, non so come dire, però quando leggo una poesia e capisco, mi sento veramente realizzata. Quando è quasi un dipinto, un ritratto. Sì, sì. Quando il verso c'è, e si vede che c'è il mestiere, perché è chiaro che per scrivere bisogna avere, scrivere bene, bisogna avere anche il mestiere di saper scrivere, però c'è anche il desiderio di farsi capire, ecco, di non restare nell'ombra. Io credo che sia anche un problema di anche di altre discipline artistiche, sì, per certo. Esempio, di fronte a un brano di musica incomprensibile. Certo, certo. Si fa fatica ad arrivare in fondo. È chiaro, è chiaro. Nella parola, siccome è uno dei nostri strumenti di uso anche quotidiano e continuo di relazionarsi con gli altri, lo strumento principale, si potrebbe dire, è ancora forse più sentita, più importante questa cosa. Io, ecco, vi leggerei proprio due brevissimi testi tratti da questo libro, tanto per farvi capire proprio come è esemplare, secondo me, questa sua modalità di scrittura. Uno è dedicato al marito e si intitola Ammino. Per questo sei stato, perché io ti potessi ricordare, ora che appartieni alle profondità delle memorie mute. Quando ti penso, vorrei penetrare dove tu, che non ti svegli, dormi in silenzio dentro quella notte che io non conosco ancora. Di tutto quel che è stato, non rimane neppure la voce di un fiume che rapido scorre. E la seconda, Domus Picta, è dedicata al melo dell'orto, come dicevamo, questo rapporto con la natura. Voglio bene al melo del mio orto, guardare l'azzurro del cielo attraverso la tramatura dei suoi rami in fiore conferma la fiducia nella vita che ritorna dopo il gelo dell'inverno, in attesa delle lucciole nelle notti d'estate. Ora noi abbiamo l'altra ospite. Abbiamo l'altra ospite, di cui dicevo prima, quando ci siamo un c'è attimo confrontati, ci sarebbero dei secoli. Invece veramente. Fa un po' si accendono e qui fa un po' invece ci caccia. Intermittente. Giustamente. E facciamo un breve stacco che volevo così comunicare, che poi questo incontro di mercoledì 18, sì. È un mercoledì, sì, mercoledì 18, come sempre, e avrà un tappeto musicale, diciamo che sarà al suon del sassofono. Sì, poi sì. Vi daremo le informazioni che scorreranno in sovrimpressione. Sì, avremo un ragazzo appunto che viene a suonare il sax questa volta, perché abbiamo sempre appunto, il conservatorio ci manda sempre qualcuno, questa volta abbiamo un sassofonista e siamo contenti poi di questa alternanza anche di musiche diverse, sì, di strumenti diversi. Anche certo. Un po' la tensione. Certo. Allora, adesso parliamo di... Allora, adesso parliamo di Gabriella Sica. Già pronunciare il nome mi mette tremore, francamente, perché è un'autrice di fama mondiale, un'autrice importantissima che... mi fa veramente l'onore di venire a questi incontri. Andare a cercare fra la sua biografia, fra le recensioni che sono state fatte ai suoi libri, fra i resoconti di tutto quello che ha scritto e che ha fatto, è stata un'impresa titanica. Sintetizzarlo, come dicevo, è ancora più titanico, però cerchiamo proprio di lanciare due tratti per descriverla. Intanto è di origini viterbesi, e vive a Roma dall'età di 10 anni, dove insegna all'Università La Sapienza appunto lettere classiche e moderne. E, è un'autrice che ha lavorato moltissimo nella poesia, che crede nella poesia, come dicevamo un po' anche come la Rosa Elisa Giangoia, crede nella sacralità della poesia e della parola e crede nella
necessità di ritrovare questa parola, ci ho sempre creduto poi, anche dagli anni Ottanta, quando ha iniziato a lavorare una rivista che si chiamava Prato Pagano, nella quale lei curava la direzione, nella quale scrivevano tantissimi autori emergenti dell'epoca che oggi sono diventati autori importantissimi, un po' come lei. Quindi ha sempre creduto nella riscoperta, diciamo, della parola come mezzo di comunicazione, soprattutto della parola poetica. I suoi lavori raccontano la sua vita, che è stata una vita comunque difficile, una vita già che nasce già con il distacco, diciamo, dalle proprie radici, dalla propria origine, dalla propria infanzia, perché questo trasferimento da una realtà rurale, perché lei parla molto di questa realtà rurale, di questa realtà contadina, è stato doloroso e infatti lo racconta poi nelle sue poesie. E poi il suo percorso di vita anche familiare, con una separazione di cui lei parla tantissimo, non voluta dal marito, i figli, eccetera. E poi naturalmente tutto ciò che da questo parte, da questi temi parte, per poi diventare un valore universale, perché questo è poi quello che vuole fare la poesia, partire da questi temi, dai temi anche del quotidiano, della vita familiare, delle situazioni che poi tutti potremmo vivere per diventare, confrontarsi e diventare un valore universale, confrontarsi con i problemi del mondo. Un lavoro importantissimo della Sica, uno degli ultimi usciti, uscito nel 2010 per la Cooper Edizioni, lavoro che spero avremo, riusciremo ad avere, di cui spero riusciremo ad avere qualche copia durante la presentazione del 18, si intitola Emily e le altre. È un lavoro che ha a che fare quindi con la figura di Emily Dickinson. È un lavoro a metà strada fra la poesia e la saggistica. La Sica ha tradotto 56 testi della Dickinson, 56 quanti erano gli anni che lei ha vissuto, proprio per farle anche un omaggio, diciamo una sorta di torta, no? Con 56 candeline, e nel quale lei la mette in rapporto, in relazione con altre autrici. Tra le più importanti, diciamo, dalla Amelia Rosselli alle sorelle Brontë, insomma, a tantissime autrici dell'epoca, Sylvia Plath, 9 per l'esattezza, compresa lei. La mette in relazione appunto la Dickinson, facendo vedere come queste autrici hanno in qualche modo attinto dalla sua poesia, o hanno avuto una vita comune, o hanno avuto delle relazioni che si uniscono. E questo lo trovo molto significativo, perché mi pare un lavoro anche di solidarietà femminile, in un certo senso, no? Dove si tira fuori questa solidarietà che ha a che vedere sia con la vita che con la poesia, che con il modo di interpretare la scrittura. Ed è un lavoro veramente che è stato molto recensito, è tuttora diciamo discusso, su cui si parla, anche per lei, me l'ha detto, è il lavoro a cui tiene di più. E di questo libro io vorrei leggere due brevissime poesie della Dickinson, chiaramente tradotte dalla Gabriella Sica, che ci fanno un po' rendere anche, ritornare, diciamo, l'idea di questa grandissima autrice mai dimenticata. Sono frammenti quelli della Dickinson. Il primo è il 126. Combattere a viso aperto è da coraggiosi, ma di più valorosi io ne conosco, che assaltano nel petto la cavalleria del dolore, che vincono e non se ne accorgono le nazioni, che cadono e nessuno li osserva. Gli occhi morenti, che non un paese guarda con amore patriottico, noi confidiamo che in piumata processione gli angeli li scorteranno, schiera dopo schiera, con passo regolare e uniformi di neve. Mando due tramonti, il giorno e io. Abbiamo fatto una gara. Io ne ho finiti due e molte stelle, mentre lui ne faceva uno. Il suo era più ampio, ma come stavo dicendo a un'amica, il mio è più comodo da portare in mano. Vorrei soltanto leggere un'ultima poesia della Gabriella Sica, perché sì, chiaramente abbiamo letto le sue traduzioni, tratta da Poesie familiari, edito da Fazzi Editore nel 2001, un altro libro bellissimo. Una poesia brevissima, ma molto, molto bella, dedicata, perché ci sono delle dediche dentro questo libro, dediche fatte ad autori, autori che hanno significato molto per lei, e questa è per Dario Bellezza.
Questo è l'incipit. Questo povero tempo uccide i poeti. E questa è la poesia. Così mi dicesti la sera che era morta Amelia, calmo e sereno. Così ti sento dire mentre tutti noi e un secolo di morte saluti. Diceva un poeta inglese a Roma morto, nell'acqua va il nostro nome scritto, nel vento e sulla sabbia, caro Dario, gentile amico, ribelle negli anni. Quando noi tutti morti saremo e il nostro io deposto con pietà avremo, ancora torneranno le rondini, il cielo azzurro, i fiori e le stagioni. Noi qui siamo soltanto le staffette d'una catena viva in tanto dolore, nel tempo nostro amato e sacro, con la torcia in mano della poesia. Noi con la torcia in mano della poesia ci salutiamo, vero Aldo? Sì. Io chiedo scusa ai telespettatori, non ho fatto nulla in questa rubrica, è stata tutta in merito di Cinzia, però mi sembrava inopportuno andare a interrompere un ragionamento interessantissimo. Adesso state fermi davanti ai vostri schermi, perché adesso è il momento della musica. Evviva! Bisogna festeggiare qui, Aldo. Sì, sempre con me, Chiara. Bis 2015, partiamo con un pezzo grosso del nostro archivio. Abbiamo un archivio smisurato di brani, di interpretazioni, con artisti provenienti da tutto il mondo. E qui oggi abbiamo un mega incontro al vertice col pianoforte. Sì, è un genere che viene definito multipiano. Multipiano vuol dire che... Che non è come parcheggi che ha multipiano. Multipiano in ambito pianistico e musicale significa un ensemble di molti pianoforti. Con più strumenti. Sì. Più pianoforti. Più pianoforti, sì, esatto. Tanti pianoforti sullo stesso palcoscenico. Ma è forse perché si sono diplomati un numero esorbitante di pianisti, allora bisogna utilizzarli tutti. Esatto, è un'orchestra di pianoforti praticamente. Con tutte le varie parti. Combinazioni possibili e immaginabili. Okay. E c'è anche un repertorio per tanti pianoforti. Poco. Il repertorio non si sviluppa fino ad arrivare a 32 mani. Ogni tanto ci sono dei brani commissionati appositamente e c'è qualche compositore che si diverte su invito dei cultori di questo genere così un po' particolare, che in Italia non è molto diffuso, devo dire. Io ho visto un concerto che era, anzi l'abbiamo anche mandato in onda, che era addirittura con tre pianisti e quindi sei mani, no? Esatto. E ho notato una cosa, che l'esecutore ha tutta una preparazione da fare, soprattutto deve essere magretto. Sì. Perché quando si vedono certe signore sulla panchetta che occupano oltre la metà della panchetta, diventa un dramma farci mettere anche il tempo. Ma abbiamo anche dei pianisti importanti oggi che sono dei Marcantoni, si dice a Bologna, Marcantonio. Marco e Antonio. Sì, esatto, due persone in un'unica figura. Esatto. E quindi, ad esempio,
un nome a caso, Sokolov. Ecco. Ecco, mettergli vicino due signore procaci sarebbe un serio problema, sì. Se lo mettiamo nel mezzo farebbe la figura del sandwich. Sì, esatto, lui farebbe... o del toast. Sì, esatto, la farcitura del sandwich. Sì. Va bene, bando gli scherzi, però tu hai, ci hai portato qui un video... con un insieme di 32 pianisti, ma non su tutti su un pianoforte, distribuiti fino a 8 pianoforti, con varie combinazioni possibili. La fantasia da questo punto di vista non conosce limiti e può essere sfrenata, e quindi ascolteremo questa esecuzione molto particolare. La vedrete solo qui, possiamo dirlo. Sì, un'esclusiva di Bis. Anzi, poi la rimandiamo anche in onda fra un po' di tempo, perché vogliamo che tutto il mondo conosca questo. Cosa può fare questo Beinhof Ensemble? Beinhof Ensemble. Sì. Beinhof è il pianista... che è di origine bulgara ma trapiantato in Germania da tantissimo tempo, insegna in una Musikhochschule a un livello di perfezionamento altissimo a Trossingen. E ho detto bene, tedesco, sì. Sì, va bene. Hai un tedesco meraviglioso. Meraviglioso. E appunto, e lì si è inventato appunto questa possibilità di far suonare tanti pianisti nello stesso momento. Su trascrizioni, perché appunto, come giustamente vanno facevi presente, trascritte appunto i brani, perché nessun Mozart non ha mai scritto per 48 pianoforti. No. Va bene, allora ringraziamo Chiara che ci porta sempre queste novità, queste raffinate delicatesse, anche se poi delicatesse sono delle salsicce. Proprio. Eh sì, perché appunto siamo in ambito tedesco, dove a volte anche in ambito musicale si inventano cose un po' eccentriche, un po' bizzarre. E nonostante l'ambito tedesco, comunque a questo ensemble partecipano pianisti russi, canadesi, anche italiani, perfino italiani. È un appuntamento per tutto il mondo, il pianoforte mondiale. Esatto. Bene. E vi lasciamo in compagnia appunto del maestro Beinhof, Thomas Beinhof. Via, andiamo con 528 pianoforti, è un concerto di grandi dimensioni. Buon ascolto. Alla prossima.
vicino al sole, una trova vicino al sole, una trova.